Hare Krishna. Buongiorno a tutti. Arrivati. Allora, leggiamo oggi da una lezione di Srila Prabhupada sullo Srimad Bhagavatam, il canto primo, il capitolo 2, il verso numero 17. Questa è una lezione tenuta da Srila Prabhupada il 25 marzo del 1967. Prabhupada dice, Hare Krishna. Arrivare Bhakti Mittari. Prabhupada dice, Srimbata Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridyantasto Yabhadrani Vidu Noti Suritsatam. Krishna, questo suono, un suono trascendentale. Krishna significa il piacere più elevato. Krishna è il piacere più elevato. Tutti, ogni essere vivente, ciascun essere vivente sta cercando il piacere, ma non sa dove trovarlo. Sto leggendo dall'inglese. Perciò, in questa concezione di vita materiale, noi siamo frustrati ad ogni passo, perché stiamo cercando di soddisfare il nostro desiderio di piacere. Poiché noi non abbiamo alcuna informazione su qual è il luogo dove noi possiamo trovare il piacere. Stiamo discutendo questo da un po' di settimane, e cioè che noi non siamo questo corpo, noi siamo coscienza. Non esattamente coscienza, la coscienza è il sintomo della mia vera identità. Io sono un'anima pura. Sono dentro questo corpo materiale. E la scienza moderna materiale non dà alcuna importanza ad essa. Hare Krishna. Valentina. Perciò, essi a volte sono distratti e non vengono guidati circa la comprensione dell'anima spirituale, ma l'anima spirituale è un fatto e tutti possono capire la presenza della coscienza e tutti possono comprenderlo dalla presenza della coscienza. Anche un bambino può comprenderlo. La coscienza è un sintomo dell'anima spirituale. Così l'intero processo che noi stiamo ottenendo dalla Bhagavad Gita è quello di portare ciascuno alla piattaforma della coscienza. E se noi agiamo dalla piattaforma della coscienza, allora possiamo non essere spinti sulla piattaforma della concezione corporea. E se continuiamo su questa piattaforma, continueremo ad agire sulla piattaforma della coscienza e poi alla fine di questo corpo, e nemmeno alla fine del corpo, anche in presenza di questo corpo, noi saremo liberi. Saremo liberi dalla contaminazione materiale. La nostra vita spirituale sarà ravvivata e il risultato sarà che nella prossima vita, dopo aver lasciato questo corpo, otterremo una vita spirituale eterna. Quindi qui vediamo Srila Prabhupada, Hare Krishna, che va la bhakti. Vediamo che Srila Prabhupada qui sta enfatizzando, come sempre, per nostra fortuna, che non siamo questo corpo e che anche quando viviamo in questo corpo possiamo agire sulla piattaforma della consapevolezza di essere anime spirituali. E quindi lui dice, se noi agiamo in questa vita agendo come anime spirituali e non come corpo, quindi soddisfare il corpo e tutte le sue esigenze, quindi non avere solo l'obiettivo di soddisfare il corpo e le sue esigenze, ma di soddisfare la nostra coscienza, quindi di essere realmente, di vivere secondo la coscienza che siamo anime spirituali. Allora, alla fine di questa vita, anche in presenza del corpo, quindi possiamo essere liberati anche con il corpo addosso, perché
agiamo soltanto agiamo a livello dell'anima e quindi io sono un'eterna servitrice di Krishna e utilizzo il mio corpo per soddisfare Krishna e non i miei sensi. E quindi Srila Prabhupada dice, nella vita successiva, se io agisco così, nella vita successiva, quando lascio questo corpo, potrò ottenere un corpo spirituale e vivere una vita spirituale eterna pienamente. Continuo. Srila Prabhupada dice, lo spirito viene descritto. Noi abbiamo già discusso che lo spirito è eterno. Nahanyate hanyamane sharire. Anche dopo la distruzione di questo corpo, la coscienza non viene distrutta. Ma continuo. In genere la morte fa molta paura perché si pensa che non si esisterà più, anche se in fondo tutti sappiamo che nel cuore c'è la sensazione di che continuerà a vivere da un'altra parte, anche se non si ha piena conoscenza. Ma di fatto quando qualcuno lascia il corpo, si dice proprio lascia il corpo, nel senso che lascia quel corpo ma lui va da un'altra parte. Quindi dice, piuttosto la coscienza viene trasferita a un altro tipo di corpo che viene ravvivato, è reso vivo, perché quando l'anima va a vivere in un altro corpo, quel corpo diventa vivo, gli elementi materiali riescono a essere aggregati insieme perché c'è l'anima che le mantiene. Questo è descritto nella Bhagavad Gita. Yam yam vapis maram bhavam tyajati ante kalevaram. Al momento della morte, se la nostra coscienza è pura, allora è sicuro che la nostra vita non è materiale. Hare Krishna Sajude Prabhu. La nostra vita sarà una pura vita spirituale, ma se la nostra coscienza non è pura, al momento della morte, quando stiamo lasciando quel corpo, allora dobbiamo di nuovo prendere un altro corpo materiale. Hare Krishna Radha Charan. Questo è il processo della natura materiale. Noi abbiamo un corpo più sottile. Questo è il corpo grossolano. Il corpo che state vedendo, quello che io sto vedendo, è il corpo grossolano. Proprio come la maglietta e la giacca. Sotto la giacca c'è la maglietta e sotto la maglietta c'è un corpo. Allo stesso modo l'anima pura è coperta dalla maglietta e dalla giacca. La maglietta è la mente, l'intelligenza e il falso ego. Mente, intelligenza e falso ego. Il falso ego significa la concezione sbagliata che io sono materia, io sono qualcosa che è il prodotto di questo mondo materiale. Questa concezione sbagliata mi rende localizzato. Proprio come io ho preso nascita in America, perciò io penso di essere americano. Poiché io sono nato in India, allora penso di essere indiano. Ma l'anima pura, io sono l'anima pura e non sono né indiano né americano, sono un'anima pura, perché questa è una designazione. Questo americano, indiano, tedesco o inglese o gatto o cane e questo e quello, bianco e nero, sono tutte designazioni. La coscienza spirituale significa essere liberi da tutte queste designazioni. Quindi Srila Prabhupada sta dicendo, questo corpo che noi abbiamo, che vediamo, è quello grossolano. Poi c'è il corpo sottile che è fatto di mente, intelligenza e falso ego. Il falso ego significa che io dico, io sono italiana, sono donna, sono nata al sud Italia, e tante varie altre designazioni, sono bianca, sono nera, quindi Srila Prabhupada dice, queste sono tutte designazioni materiali, sono tutte designazioni che riguardano il corpo e non me stessa, la vera, chi sono realmente, la mia vera identità. E Srila Prabhupada dice, coscienza spirituale significa liberarsi da tutte queste designazioni. Così, questa libertà è ottenuta quando noi siamo costantemente in contatto con lo Spirito Supremo, Krishna. Questo Spirito Supremo è Krishna. Perciò in questa assemblea,
Noi stiamo cercando di tenere tutti costantemente in contatto con Krishna. Krishna può essere un costante compagno per noi. Hare Krishna Vale e Hare Krishna Claudia Maria Teresa. Perché Krishna è onnipotente, Dio è onnipotente, perciò lui può essere in contatto con noi attraverso le sue parole. Le sue parole e lui non sono diverse. Questa è la sua onnipotenza. Onnipotenza significa che tutto ciò che è in relazione a Krishna ha la sua stessa potenza. Arriva Caterina. Proprio come qui in questo mondo materiale, se noi vogliamo acqua, se abbiamo sete, se vogliamo acqua, allora semplicemente chiamare ripetutamente acqua, 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 non soddisferà la nostra sete, perché questa parola non ha la stessa potenza dell'acqua. Abbiamo bisogno di avere l'acqua così com'è. Allora la nostra sete sarà soddisfatta. Ma nel mondo assoluto trascendentale non c'è tale differenza. Krishna, il nome di Krishna, la parola Krishna e le qualità di Krishna, i passatempi di Krishna, tutto è Krishna. Qualcuno potrebbe argomentare, Arjuna sta parlando con Krishna perché lui è presente davanti a lui. Ma nel mio caso Krishna non è presente. Come posso ricevere delle indicazioni? Questo non è un fatto. Krishna è presente attraverso le sue parole, attraverso la Bhagavad Gita. Naturalmente, dice, perciò il sistema è, ovviamente qui non troviamo tale facilitazioni, ma in India quando parliamo della Bhagavad Gita, dello Srimad Bhagavatam, noi regolarmente adoriamo con un fiore o con dell'altra parafernalia che serve per adorarla. Vedete, per esempio, nella religione Sikh non hanno divinità, non hanno una forma di divinità, ma adorano un libro, il Granth Seva. Perciò, alcuni di voi che sono familiari con la comunità Sikh sapete che si adorano questo libro, il Granth. Allo stesso modo i musulmani adorano il Corano e i cristiani la Bibbia. Così è un fatto che Gesù Cristo era presente attraverso le sue parole nella Bibbia. Allo stesso modo Krishna è presente attraverso le sue parole. Queste personalità, sia Dio o sia il Figlio di Dio, che vengono dal mondo trascendentale, mantengono la loro identità trascendentale senza essere contaminati da questo mondo materiale. Questa è la loro onnipotenza. Hare Krishna Ginopino. Quindi qui vediamo, Prabhupada sta facendo un punto particolare, allora sta dicendo che Krishna e la parola Krishna non sono diversi. Noi siamo abituati in questo mondo materiale che il suono di qualcosa non equivale all'oggetto stesso, come ho fatto l'esempio dell'acqua. Se noi abbiamo sete dobbiamo bene, non possiamo dire acqua, acqua. Però Srila Prabhupada sta spiegando che a livello assoluto non è così, quindi il nome di Krishna, parlare di Krishna, i suoi insegnamenti, i suoi passatempi non sono diversi da lui. Quindi a livello assoluto, quando noi soltanto diciamo la parola Krishna, Krishna è presente nel suono. Questa è un'esperienza che non possiamo paragonare alla nostra esperienza materiale, perché non siamo abituati, non fa parte di questo mondo materiale questa comprensione. E Srila Prabhupada dice, per esempio, i libri sacri, in India è più facile da vedere, i libri sacri vengono adorati con dei fiori o con degli altri oggetti, degli altri articoli, perché sono adorati, perché sono la parola di Dio e quindi di conseguenza vengono adorati così come Dio è, perché Dio è presente attraverso le sue parole. E Srila Prabhupada sta dicendo che anche Gesù o altri suoi rappresentanti sono, vi dice, essi mantengono la loro
identità trascendentale pur ritrovandosi in questo mondo, perché non sono contaminati da questo mondo, quindi non pensano di essere il corpo e che sono felici, che troveranno le felicità solo soddisfacendo le richieste del corpo. Quindi Srila Prabhupada dice che queste grandi personalità come Gesù o come altri rappresentanti di Dio sono, poiché mantengono la loro identità trascendentale, essi sono onnipotenti. Sappiamo che Dio è onnipotente. Ora, questa è la sua onnipotenza. Onnipotenza significa che lui non è diverso dal suo nome, dalle sue qualità, dai suoi passatempi, dalle sue istruzioni e da ogni cosa. Perciò la discussione della Bhagavad Gita, quindi parlare degli insegnamenti della Bhagavad Gita, è buona tanto quanto parlare direttamente con Krishna. Ishvara Sarvabhutanam, Dio, Dio è situato nel cuore di ognuno. Dio non è lontano da noi, è situato nel nostro cuore, non è lontano. Lui è un amico. È così tale amico che nel mio ripetuto cambio di nascite, ogni volta che nasco, lui rimane con me e sta cercando di vedere quando io mi rivolgerò di nuovo verso di lui. Lui è così gentile che noi possiamo dimenticare di lui, ma lui non si dimentica di noi. Lui è con noi, proprio come un padre che non dimentica mai il figlio, anche se il figlio può dimenticare il padre. Questo è naturale. Allo stesso modo, Dio è il padre originale di ogni cosa, di ognuno e di ogni essere vivente. Noi possiamo avere diversi corpi. Questo è il nostro corpo fatto di maglietta e cappotto. E non ha niente a che vedere con la nostra vera identità. La nostra vera identità è l'anima pura. L'anima pura è parte e particella della persona suprema. Mamaivamsa Jiva Bhuta. Lo troverete nella Bhagavad Gita. E noi siamo parte e particelle della persona suprema al momento intrappolati, ingabbiati in un corpo materiale. Troverete nella Bhagavad Gita il Signore che dice Sarva Yoni Shukanteya Murtaya Sambhavantiya Tasham Brahma Mahadyunir Aham Bija Pradapita. Mio caro Arjuna, qualsiasi forma di vita tu veda, ci sono 8 milioni 400 specie di vita, questo significa che ci sono 8 milioni e 400 mila specie di varietà di vita. Non è che ce n'è una, due, tre o migliaia, no, ci sono migliaia. Noi lo abbiamo visto, anche i biologi e gli antropologi non possono calcolare quante forme di vita ci sono, ma dal punto autorevole delle scritture rivelate otteniamo questa informazione, che ci sono 8 milioni 400 mila specie di vita, di cui gli esseri umani sono divisi in 400 mila specie. E le 8 milioni sono altre specie di vita. Ma Krishna, il Signore Supremo, dichiara che di tutte queste specie, non importa che siano uccelli, bestie, uomo o serpenti o qualsiasi altro, essere celeste, deva, qualsiasi forma di vita, ci sono differenti forme di vita, ma a parte le forme, la vera identità è che tutti loro sono miei figli. E io sono di fatto il Bija Pradapita, io sono colui che dà il seme. Quindi qui abbiamo visto, Srila Prabhupada sta citando la Bhagavad Gita, il verso Sarva Yoni Shukanteya non c'è scritto, dovrebbe essere nel 18° capitolo, dove Krishna dice di tutte le 8 milioni 400 mila specie di vita, che sono forme di vita, sono cappotto e maglietta, come dice Srila Prabhupada, quindi fatte di un corpo grossolano e un corpo sottile, io sono il seme che dà la vita, tutti gli esseri viventi sono miei figli.
Quindi Krishna è il padre di ogni essere vivente. Hare Krishna Palmira, Hare Krishna Roberto. Dice, così come il padre dà il seme e la madre riceve il seme e il corpo si forma in accordo al corpo materno, e quando il corpo è completamente formato, esce, sia che si tratti di un gatto, di un cane, di un uomo o di qualsiasi altra forma, questo è il processo della generazione. Il padre dà il seme che viene circondato da una emulsione e due tipi di secrezioni all'interno quindi si creano due tipi di secrezioni all'interno del corpo materno e durante la prima notte il corpo si forma come la forma di un pisello, quindi molto piccolo. Poi gradualmente si sviluppa. Poi ci sono certi buchi, certi fori in questo corpo, le no, no, nove fori, e tutti si aprono. Abbiamo visto che tutti noi abbiamo nove fori, due occhi, una bocca, due orecchie, il pene e così tante altre cose. Così tutti questi organi si sviluppano e si aprono. In accordo al loro ultimo karma passato o alle azioni svolte in precedenza, si ottiene un corpo per gioire e soffrire. Questo è il processo della nascita e della morte che avviene, sta andando avanti. E dopo, alla fine di questa vita, di nuovo si muore e si entra in un altro grembo materno per ottenere un altro tipo di corpo, e poi questo tipo di corpo di nuovo esce. E poi basta, tutto va avanti così sempre. Quindi questo è il ciclo, ce la Prabhupada ha descritto la nascita, come si forma il corpo intorno all'anima spirituale, al seme che il padre mette nel grembo materno, e come pian pianino si sviluppa il corpo. Le nove porte sono gli occhi, le orecchie, la bocca, il naso, i genitali e l'ano. Tutti i corpi sono provvisti di questi tipi sono chiamate porte. Infatti è scritto il corpo ha nove porte, sono nove orifizi del corpo. Quindi è descritto come tutto si forma e poi dopo, quando il corpo dall'interno del grembo materno è completamente formato e pronto per uscire, poi esce e inizia la sua vita, e poi alla fine della sua vita ci sarà la morte, e poi di nuovo ci sarà un'altra madre. Quindi abbiamo avuto tutti noi tantissime madri, o siamo stati madri. Quindi Srila Prabhupada dice: noi dovremmo essere molto intelligenti e dire: per quanto devo continuare con questo ciclo di nascite, morti e cambiare corpo? Qualsiasi uomo intelligente, questa è la prerogativa della forma umana di vita, questa è la prerogativa. Qualsiasi uomo intelligente può interrompere questo processo di nascite e morti ripetute ed ottenere la sua vera forma spirituale di nuovo, ed essere felice, pieno di conoscenza e vivere una vita eterna. Questo è l'intero processo, perciò non dovremmo perdere l'occasione. E tutto inizia quando noi iniziamo adesso questo canto e ascolto. Io volevo segnalare che questo canto e ascolto è tanto buono tanto quanto l'associazione reale di Krishna, Hare Krishna Alessandro. Ciò è affermato nel Bhagavatam, che Shrimbatan Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana. Questo è il processo, è chiamato Kirtan. Anche se una persona non comprende la lingua, nonostante questo, se ascolta soltanto, acquisisce delle sukriti, dei crediti spirituali. E lui diventa
Pio nella sua vita, anche se non lo comprende. Questo è molto potente. Srimbatasva Katha Krishna. Krishna Katha significa gli argomenti che riguardano Krishna. Gli argomenti che riguardano Krishna, ci sono due tipi di argomenti. Un argomento è la Bhagavad Gita, che è pronunciata da Krishna, e un'altra, Krishna Katha, sono gli argomenti di Krishna, ed è lo Srimad Bhagavatam, cioè tutto ciò che viene detto di Krishna. Quindi la Bhagavad Gita, ci sono due tipi di Krishna Katha, sta dicendoci la Prabhupada. La Bhagavad Gita che viene pronunciata direttamente da Krishna, e poi c'è lo Srimad Bhagavatam che sono altri devoti che hanno parlato di Krishna, che hanno raccontato di Krishna. Quindi uno dove Krishna parla direttamente e dà istruzioni lui, oppure tutto ciò che gli altri devoti o altre personalità hanno detto di Krishna. Quindi ci sono due tipi di Krishna Katha ed entrambe sono ugualmente potenti, perché sono connesse a Krishna. Ora, nella Bhagavad Gita troviamo che la Bhagavad Gita viene pronunciata, esposta sul campo di battaglia di Kurukshetra. Ora, riguardo a noi, che cosa abbiamo a che fare noi con un campo di battaglia? Non abbiamo niente a che fare noi con un campo di battaglia. Noi siamo qui per ottenere della conoscenza in un'atmosfera spirituale. Perché dovremmo preoccuparci di una battaglia? No. L'intera battaglia qui è diventata krishnaizzata, proprio come quando ci sono delle scariche elettriche, dove c'è la corrente elettrica, e c'è del materiale, tutto diventa, caricato di elettricità. Allo stesso modo, quando Krishna si interessa in qualche argomento, allora l'intera cosa diventa krishnaizzata. Altrimenti non ci sarebbe alcun interesse, nessun bisogno di discutere della battaglia di Kurukshetra. Questa è l'onnipotenza. Ora, l'onnipotenza è descritta nel Bhagavatam. Quindi qui Srila Prabhupada dice, perché noi dovremmo interessarci alla Bhagavad Gita, che è stata pronunciata su un campo di battaglia? Cosa ci interessa? A noi non ci interessa niente, ma poiché Krishna è presente e poiché Krishna dà delle istruzioni spirituali, quella battaglia è diventata krishnaizzata, quindi è diventata importante. Così come quando, se c'è dell'energia elettrica e c'è del metallo, tutto diventa. L'energia elettrica può muoversi e può sovraccaricare gli elementi che ci sono. Quindi la stessa cosa, noi siamo interessati alla battaglia di Kurukshetra perché c'era Krishna e perché tutto ciò che è avvenuto ed è in relazione a lui è spirituale. E Srila Prabhupada quindi si riporta al verso per cui sta facendo la lezione. Lui sta facendo la lezione sul verso del primo canto, capitolo 2, verso 17, che è questo. Che lui ripete spesso. Srimbatasva Katha Krishna Punya Shravana Kirtana Ridayantasto Yabhadrani Vidunoti Suritsatam. Ora, semplicemente ascoltando la Krishna Katha, che significa Krishna Katha ce ne sono molti tipi. Tutta la letteratura vedica è piena di Krishna Katha e tutti i Veda significano anche Krishna Katha. Qualsiasi scrittura nei Veda che possa apparire apparentemente differente, sono fatte per la Krishna Katha. Troverete nella Bhagavad Gita il verso che dice Vedaischa Sarvai Aham Eva Vedyo. L'intero argomento di queste scritture è fatto per la Krishna Katha. Qui c'è un discorso che lui fa a parte con qualcuno, e sto leggendo dal testo che Srila Prabhupada dice. Non so se Srila Prabhupada è qualcun altro che dice scusami, io devo andare. E poi Srila Prabhupada continua. Così, Krishna Katha, Srimbatasva Katha Krishna, se gentilmente tu ascolti questa Krishna Katha con gli argomenti di Krishna, quale sarà il risultato? Poiché è pura, è una vibrazione trascendentale, il risultato sarà
Srimvatasvakata Krishna Punyashravana Kirtana Ridayantastoya Badrani. Abbiamo accumulato così tante, abbiamo accumulato nel nostro cuore così tante cose di cattivo augurio. A causa della nostra contaminazione materiale accumulata in molte, molte, molte nascite. Molte nascite, non solo questa, ma molte, molte nascite. Così noi dobbiamo caricare il nostro cuore di Krishna Katha e allora il risultato sarà Srimvatasvakata Krishna Punyashravana Kirtana Ridayantasta Ridi Antasta. Ridi Antasta significa la contaminazione che abbiamo accumulato all'interno del nostro cuore sarà spazzata via. Arriva! Sarà spazzata via e il vostro cuore sarà ripulito di tutte le immondizie. E non appena tutta questa immondizia sarà spazzata via, noi saremo situati nella pura coscienza. Perché è molto difficile da comprendere come sradicare dal cuore tutte le designazioni. Supponiamo, io sono indiano, è facile? Non è facile dare per scontato immediatamente che io non sono indiano e che io sono un'anima spirituale. Semplicemente non identificarsi con la designazione corporea non è un compito semplice. Eppure, se noi continuiamo ad ascoltare la Krishna Katha, da dove abbiamo iniziato qui, adesso, sarà molto facile, diventerà facile. Fate un esperimento, fate una prova. Fate una prova su come possa diventare facile il liberarsi da tutte le designazioni. E non appena siamo liberi da tutte le designazioni, da cosa siamo liberi? Quali sono i segni della libertà? I segni della libertà sono Nasta prayesha badreshu, Nasta prayesha badreshu, Nityam bhagavata sevaya, Bhagavati utamashloke, Bhakti bhavati naistiki. Non appena uno, ora, non appena vi è una percentuale di pulizia, perché non è possibile pulire completamente tutto, voglio dire che tutta la sporcizia che noi abbiamo nella nostra mente, non è facile che vada via tutta completamente molto velocemente, ma almeno una percentuale di quella sporcizia sarà spazzata via. E questo. E non appena succederà, allora l'influenza della natura materiale su di noi si indebolirà. Quindi Srila Prabhupada qui sta dicendo, uno, non è facile liberarsi dalle designazioni corporee, io sono indiano, io sono italiano, io sono americano, non è una cosa facile, non basta dirlo per liberarsene, c'è tutto un processo. Però lui dice, quando noi veniamo in contatto con gli argomenti di Krishna, allora, pian pianino, una percentuale di tutto ciò che abbiamo accumulato nel cuore, da vite, 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 andrà via. E quando questa percentuale sarà ripulita, l'influenza della natura materiale si indebolirà. Quindi significa che la natura materiale avrà meno presa su di noi. Perché? Perché il cuore si sta purificando e il modo per pulire il cuore è proprio come quello che state facendo tutti voi ogni giorno, mattina e sera, quello di ascoltare argomenti spirituali, ascoltare di Krishna e ascoltare di ciò che ripulisce il nostro cuore. Anche se noi non capiamo completamente gli argomenti trattati, non importa, questa vibrazione sonora aiuta a pulire il cuore. Srila Prabhupada continua. Tada rajastamo bhava kamaloba dayaschaye cheta etarana viddam stitam sattve prasidati. La natura materiale agisce attraverso le tre influenze della natura: virtù, passione e ignoranza. Ora, l'ignoranza è una vita senza speranza.
La passione è molto materialistica. Passione significa colui che, influenzato da una passione, vuole godere materialmente. E anche se non lo sa, lui vuole spremere l'energia del corpo per gioire di questa materia. Questa è chiamata l'influenza della passione. E l'influenza dell'ignoranza significa che non hanno né passione né virtù. E invece l'influenza della virtù è quella posizione in cui noi possiamo comprendere, almeno in teoria, chi sono io, cos'è questo mondo, chi è Dio e qual è la relazione tra noi. Quindi Srila Prabhupada sta dicendo, questa energia materiale agisce attraverso le tre influenze della natura materiale. L'influenza dell'ignoranza è quell'influenza che non ci fa capire niente, perché siamo come assopiti, addormentati, normalmente significa siamo pigri, non ci abbiamo voglia di fare niente, non vogliamo agire, a volte andiamo verso l'autodistruzione o cerchiamo di fare del male agli altri, quindi l'influenza dell'ignoranza non ci porta da nessuna parte. L'influenza della passione significa desideri illimitati. Cioè un desiderio lo raggiungo, poi dopo ne devo fare, ne devo soddisfare un altro, per un altro, per un altro. Mentre l'influenza della virtù significa che io, almeno in teoria, posso capire chi sono io, capire chi è Dio e qual è la relazione tra me e Dio. Quindi Srila Prabhupada dice, ascoltando la Krishna Katha, saremo liberi dall'influenza dell'ignoranza e della passione e ci situeremo nell'influenza della virtù. Così almeno noi avremo la vera conoscenza di chi sono. Perché sotto l'influenza dell'ignoranza, come gli animali, vedete, la loro vita è piena di sofferenza, eppure non sanno cosa sia la sofferenza. O per esempio, prendiamo l'esempio di un maiale. Qui a New York non ho visto maiali, ma nei villaggi in India, non solo nei villaggi, a volte anche nelle città, ci sono i maiali. E vivono una vita molto miserabile, vivono in posti molto sporchi, mangiano escrementi e sebbene siano sporchi, e sono sempre sporchi, e chiunque li veda dicono, oh, ah, che brutto. Ma lui, il maiale, non sa che la sua condizione è cattiva, anzi lui è felice, lui è molto felice. Una persona che si trova in uno stato di vita superiore può dire, oh, questa è una vita disgustosa, mentre il maiale è felice nel mangiare gli escrementi, nell'avere rapporti sessuali costantemente con la sua maialina. Sta diventando anche sempre più grosso e diventa facilmente grosso perché ha questo senso di godimento, sebbene si trovi in una situazione non bella. Qui c'è una rottura del nastro, probabilmente non potevano più scrivere perché si è interrotto. Comunque Srila Prabhupada sta dicendo, questa è l'influenza dell'ignoranza. Uno vive in una situazione veramente non bella, non felice, eppure non se ne rende conto. Ma persone che si trovano in situazioni, in uno stato di vita diverso, se ne rendono conto guardando quella realtà. Ma la persona che vive in una sotto l'influenza dell'ignoranza non se ne accorge. Sta bene, sta male, ma non è, diciamo, non si pone il problema. Qui ce ne provo la continua, c'è un'interruzione sicuramente nella lezione e Prabhupada non va avanti col punto, c'è scritto proprio rottura. Poi Srila Prabhupada cita di nuovo il verso, che è quello che sta citando, Srimbata Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridayantasoya Badrani Vidunoti Suritsata.
Quindi Shri Prabhupada dice, Nasta Prayesha Bhadrashu Nityam Bhagavata Sevaya, Nityam, giornalmente, come una routine, come un lavoro quotidiano, se tu ascolti questa Krishna Katha, allora il risultato sarà Nasta Prayesha Bhadrashu. Quando tutta la sporcizia accumulata nel cuore, da vita dopo vita, sarà cancellata. E come prova vedrai che tu non sei più sotto l'influenza dell'ignoranza e della passione, ma sarai situato sotto l'influenza della virtù. E poi cos'è questa posizione? Ceta Eter Anabeddham. Allora la tua mente non sarà più attaccata dalle influenze dell'ignoranza e della passione e tu sarai stabile nella posizione della virtù. E quando sei in virtù, allora qual è la tua attitudine? Prasanna Manasa, troverai te stesso, sentirai te stesso felice in ogni circostanza e non sarai più triste. Almeno quello, almeno uno dice ok, non sarò eternamente felice, non mi libererò del tutto, ma soltanto ascoltando la Krishna Katha tutti i giorni, allora l'influenza dell'ignoranza e della passione non influenzeranno la nostra mente e noi ci ritroveremo sereni. Leggiamo un altro pochino e poi mi fermo. Dice, nella Bhagavad Gita troverete, questo è lo stato Brahma Bhuta, i Veda lo insegnano. Tu non sei materia, tu sei Brahman, Aham Brahmasmi. Il Signore Shankaracharya, lui ha predicato al mondo che noi non siamo materia, noi siamo Brahman o anime spirituali. Così, quando la realizzazione spirituale sarà avvenuta, allora i sintomi si manifesteranno. Quali sono questi sintomi? Brahma, Bhuta, Prasanatmana, Sociatina, Kanshati. Quando si è situati nella propria coscienza spirituale, allora non ci sarà desiderio o lamento per ciò che si è perso o desiderio per ciò che si vuole ottenere. Due cose avvengono in questo mondo materiale. Ci sono le cose che non possediamo e che desideriamo. Se avessi questo, sarei felice. Allora, se prendo questa cosa, se ottengo questo, sarò felice. Io non ho soldi, ma se io riesco ad avere 100 milioni di dollari, allora sarò felice. Questo è desiderare. Desiderare quello che non ho. E quando io avrò 100 milioni di dollari, e se in qualche modo io li perdo, io piangerò, sono finito. Così, sia nel guadagnare, nel desiderare ardentemente, anche lì c'è un tipo di stress. E poi soffriamo per la perdita di quello che abbiamo ottenuto. Quindi, questo è quello che succede, succedono due cose. O desideriamo ciò che non abbiamo, o piangiamo quello che abbiamo perso. Quindi Srila Prabhupada continua dicendo, se tu sei situato nel Brahma Bhuta Avastana, tu non sarai né sofferente, né ti lamenterai, e né desidererai ardentemente. Sarai in equilibrio. Yashmin stite guru napi navi chayate. Anche se sei situato nel mezzo delle tribolazioni più tormentose, non sarai disturbato. Questa è la posizione. Evam prasanna manaso bhagavat bhakti yogata bhagavat tattva vidyanam mukta sangasya jayate. Bhagavat tattva vidyana significa la scienza di Dio. La scienza di Dio diventa percepibile per quella persona che è situata nel Brahma Bhuta, cioè che si trova in questo stato di piacere. Da questo stato Brahma Bhuta lì dobbiamo agire, dobbiamo lavorare. E l'azione che viene raccomandata qui è Buddhi yukto janha tiha ube shukrita duskrite tasmad yogaya yujjasva yoga karma sukaushalam. Ora, finché abbiamo questo mondo materiale dobbiamo lavorare, non possiamo smettere di lavorare, non è possibile. Dobbiamo adottare delle tattiche di yoga anche
se stiamo facendo un lavoro ordinario, il lavoro ordinario in cui il destino, le circostanze ci hanno messe. Lo troverete nella Bhagavad Gita che anche se tu trovi la tua occupazione, anche se io sono occupato in qualche attività in cui io devo dire delle bugie, è così, in alcuni affari non vanno avanti se non si dicono delle bugie. Così, ora supponiamo che questa è la posizione. Ora, dire bugie non è buono, e se voi pensate che la vostra attività non è basata su un principio morale, allora dite: ok, io dovrei abbandonare questo lavoro. Ma la Bhagavad Gita dice: non abbandonare. Se tu sei messo in tali circostanze, la vita ti ha messo in tali circostanze, non dovresti lasciarle, ma dovresti cercare di purificarti. Dovresti cercare di purificare come? Non dovresti prendere i risultati delle tue attività, ma dovresti svolgerli per Dio. Così qui è affermato: Buddhi yukto jarhatiha ube shukrita duskrite. Shukrita significa attività pie, duskrita significa attività empie. In questo mondo materiale ci sono due cose, empio e pio. Sia che tu stia svolgendo delle attività pie, sia che tu stia svolgendo delle attività impure o che siano miste, pie o empie, il Signore Krishna consiglia che se tu agisci con intelligenza o devozione verso il Supremo, cosa significa intelligenza? Intelligenza significa io sono parte e particella della Suprema Coscienza, anima pura, e non sono questo corpo. Questa è chiamata intelligenza. Così se tu ti identifichi dicendo io sono americano, sono indiano, sono questo, allora sei posizionato nella materia. Ma se tu ti identifichi dicendo io non sono americano, non sono indiano, sono coscienza pura, sono subordinato alla coscienza suprema, o in altre parole sono il servitore di Dio, Dio è la persona suprema, io sono subordinato, allora con questa comprensione di essere subordinato, scusate, mi sono persa, dice così, questa è la nostra comprensione. Noi siamo dei servitori subordinati. Ma adesso tutti vogliono essere maestri, perché essere servitore non è molto bello. Ma diventare servitore di Dio non è esattamente così. A volte i servitori di Dio diventano maestri di Dio. La vera posizione dell'essere vivente è servitore di Dio, ma nella Bhagavad Gita vediamo che il maestro Krishna diventa il servitore di Arjuna. Quindi qui Srila Prabhupada sta dicendo: non abbandonate le attività che state svolgendo, ma cercate di agire nella coscienza di io sono servitore di Dio. Noi non abbandoniamo le attività così, per il senso di falsa rinuncia. Ma non utilizziamo i frutti delle nostre attività per noi stessi, li usiamo per fare servizio, li usiamo per comunque essere impegnati, ma con la giusta coscienza. E Srila Prabhupada dice: nella nostra mente noi dobbiamo essere consapevoli che siamo servitori di Dio. E qui dice: ovviamente a nessuno piace essere servitore, ma di fatto nella coscienza di Krishna vediamo che il servitore a volte diventa il maestro, come nel caso della Bhagavad Gita, dove in realtà è Arjuna che indica a Krishna dove deve andare durante la battaglia. Arjuna indicava a Krishna dove andare anche con i piedi, diceva va a destra, va a sinistra. Quindi nella coscienza di Krishna servitore non significa schiavo, ma significa proprio essere in una relazione d'amore con Krishna, e non necessariamente come servitore. A volte ci sono, ecco, nel senso di amicizia, nella relazione di amicizia o nella relazione superiore a Krishna. Quindi qui Srila Prabhupada continua, il discorso è ancora abbastanza lungo, magari possiamo leggerlo in altre sessioni. E io per adesso sì, vi saluto e auguro a voi una
giornata, serena giornata in coscienza di Krishna. Vediamo, quindi l'essenza, quello che abbiamo letto fino adesso è che Srila Prabhupada ha detto sentire parlare di Krishna ci purifica il cuore e ci libera la mente dalle influenze dell'ignoranza e della passione. Quindi questo è molto importante, per quello dobbiamo ascoltare sempre, e so che voi lo fate tutti i giorni. Poi ha spiegato vari altri punti che però saranno sviluppati nelle prossime letture che faremo. Vi ringrazio tanto e buona giornata. Hare Krishna. Hare Krishna.